All'undicesima conferenza nazionale di statistica c'è l'area visioni, fortemente connotata da un punto di vista tecnologico, che vedrà gli scenari futuri della statistica e le forme più innovative per visualizzare e rappresentare i dati. Come si può gestire e come sta gestendo concretamente l'Istat il passaggio dal cartaceo al digitale? Sì, come dicevi, stiamo gestendo questo passaggio, che è un passaggio epocale che non investe ovviamente solo l'Istat, ma tutto il mercato dell'editoria. E fondamentalmente noi come Istat abbiamo il dovere e compito di diffondere al maggior numero di persone, raggiungere tutti i target, tutti i tipi di fruitori dell'informazione statistica, e dunque il passaggio all'editoria digitale è sicuramente un volano in questo senso, soprattutto per raggiungere le nuove generazioni che si aspettano un certo tipo di fruizione multimediale composta da più elementi, che ovviamente non tralasciano quello che è l'editoria tradizionale, quindi l'impostazione, la scelta e l'organizzazione dei contenuti, ma che vengono arricchiti da una serie di contributi multimedia che possono essere video, possono essere grafici dinamici, tabelle interattive e contenuti scaricabili. Questo si ottiene con un connubio tra i vari mezzi su cui noi andiamo a lavorare, quindi dal libro cartaceo al web, passando per gli ebook, e mettendo a disposizione quindi contenuti interconnessi tra loro che arricchiscano la nostra offerta. Sicuramente l'informazione statistica da questo punto di vista è adattissima a questo tipo di modalità di fruizione, perché l'informazione quantitativa, più che essere fruita in modo statico tramite tabelle che tradizionalmente occupavano pagine e pagine dei libri dell'Istat, sono maggiormente fruibili con mezzi dinamici. Quindi intanto abbiamo pensato una nuova strategia editoriale dell'Istat, con delle collane di ebook leggeri da pubblicare sul sito e sui maggiori e-store su web, in più formati che vengono fruiti sia dai tablet sia dagli e-reader che tramite il web tradizionale. E questo fondamentalmente viene collegato al sito web dell'Istat e a tutti gli altri strumenti e prodotti che l'Istat produce sul web. Questo può darci una mano in quanto a tempestività per restituire i dati agli utenti? Un prodotto librario tradizionale ha dei tempi di produzione che sono quelli classici che conosciamo, pur investendo sull'ottimizzazione dei processi di produzione, la produzione di un libro ha comunque i suoi tempi. La possibilità invece di agire su prodotti digitali può far sì che questi possano essere rilasciati in più momenti, aggiornati, e quindi garantendo in tal modo una maggiore tempestività anche del dato rilasciato e dell'informazione nel suo complesso. Cosa possiamo dire rispetto ai formati che l'Istat pensa di utilizzare? Si tratta di formati proprietari? Assolutamente no, l'Istat è impegnato a livello strategico a garantire al maggior numero di utenti possibili l'accesso e il riutilizzo dei propri dati e delle proprie informazioni, questo in linea con il movimento Open Data, ma anche con l'agenda digitale e con le indicazioni governative per il Paese. Quindi i nostri prodotti di diffusione sono pensati proprio per garantire il multiformato e la multicanalità.